Ciao ragazzi, io sono Red, oggi parliamo di cinghie da software, ma prima vi devo delle spiegazioni. Allora, l'ultimo video è stato mal interpretato, mettiamolo in questi termini. Cosa voglio dire con questo? Beh, che io parlo di una specie di lutto, ma non voglio e non volevo soprattutto alludere alla morte di nessuno, cioè non è morto nessuno, stiamo tutti bene, semplicemente ci sono stati degli eventi che hanno portato a un cambiamento, mettiamola in questi termini, e stiamo attraversando questo cambiamento. E comunque a breve vi uscirà un video che vi spiegherà esattamente che cosa sta succedendo, vi spiegherà anche il futuro di questo canale. Io non vado da nessuna parte, continuerò a portare video, continuerò a fare video, quindi mettetevi l'anima in pace, state tranquilli e godetevi questo nuovo esilarante video. Prima di entrare nel clou del video vi spiego brevemente come funzionerà questa serie di video. Come avete visto, questo video rientrerà nella playlist pillole di software. Che cos'è quindi pillole di software? Beh, tagliando corto, non è altro che una piccola serie dove rispondo alle domande che mi fate sui commenti qui sotto su YouTube oppure su Instagram e vi do una spiegazione o un'occhiata generale su un concetto all'interno del mondo del software. Se volete poi che disquisisca di Barbie, Rap e Stronzo e dei My Little Pony, scrivetemelo qua sotto che vedremo se possiamo accontentarvi o meno. Proprio quando pensavate che il preambolo fosse finito, vi aggiungo l'ultima cosa: ricordatevi di scrivere, commentare e mettere like. Questa volta ho cambiato l'ordine. Questo perché ci aiuta a crescere, ne abbiamo molto bisogno. Condividete il video se volete, mandatelo ai vostri amici, mandatelo a vostra nonna, mandatelo a vostro zio, chi volete. Vi ringrazio e passiamo effettivamente a guardare i vari tipi di cinghia. Bene, siamo, come avete visto, sempre nella incredibile location della cucina. Passiamo a distinguere i vari tipi di cinghia. Partendo da quella più comune, troviamo la cinghia a due punti. Come potete vedere, è la vostra solita cinghia a due punti. Una parte la trovate attaccata o al calcio qui, oppure qui all'attaccatura con il corpo del fucile, e l'altra normalmente qui in punta. Questa cinghia in particolare ha una peculiarità abbastanza interessante, perché possiede questo sistema con quest'anellino qui che vi permette di... Comunque ve lo spiego dopo, che così non mettiamo troppa carne al fuoco. Il secondo tipo di cinghia, che è anch'essa abbastanza comune, è la cinghia a un punto, ovvero voi ve la mettete intorno e il fucile vi sta attaccato in questa maniera. È la vostra normale cinghia a un punto. Infine... Non mi metto il tattico, perdonatemi, ma ci vogliono 20 anni poi a toglierselo. Infine troviamo invece la cinghia direttamente attaccata al tattico, sempre a un punto, che è questa qui, che potete attaccare direttamente al vostro tattico attaccandola appunto sulla parte posteriore. Bene, adesso che ve le ho fatte vedere tutte e tre, probabilmente ci sono alcuni di voi che si stanno chiedendo: sì, bella, ma io le conoscevo già ste cazzo di cinghie, qual è quella migliore? La risposta ve lo do già adesso: nessuna delle tre, perché come vado dicendo ormai da anni nel software, non c'è quasi mai una risposta assoluta, una pistola più bella, più forte di tutte le altre. Tradotto questo pippone, provatele tutte e vedete quale funziona meglio. Ci sono delle situazioni dove la cinghia a un punto vi risulta più comoda, quella dove la cinghia a due punti invece è nettamente superiore. Adesso che la maggior parte di voi ha chiuso il video mandandomi anche a fan, vi spiego esattamente come e quando è meglio utilizzare una rispetto che l'altra. Bene, partiamo con le cinghie a due punti. Quali sono i vantaggi delle cinghie a due punti, quali sono gli svantaggi e quali sono le situazioni in cui vanno utilizzate? Questa cinghia in particolare ha un grossissimo vantaggio, che è uno dei vari motivi per cui adoro questo genere di cinghia a due punti, ovvero ha questo pratico anello, ok, che se tirato avanti permette di allungare appunto la cinghia. In soldoni cosa succede? Quando voi non dovete operare il fucile, no, dovete solamente tirare indietro appunto quell'affare lì, il fucile è molto più attaccato al vostro corpo. Quando invece dovrete andare a utilizzare il fucile, non dovrete fare altro che tirare avanti la cinghia e andare in puntamento. No, adesso io con questa sono ancora un po' rusty, perché ne avevo una che scorreva molto meglio. Questa è un pochino nuova, mi ci devo ancora abituare. Però avete capito, diciamo, l'antifona. Un altro utilizzo, grazie per aver interrotto la registrazione, un altro modo di operarlo che lo rende ancora più semplice e privo di ingombri e di incastri, diciamo, è nel momento nel quale andate a liberare la cinghia, portare il braccio dentro, tenerlo solamente sul collo
e poi dopo andare in puntamento. Questo vi permette di non avere la cinghia tra le mani quando andate a impugnare, non avete neanche problemi a muovere il fucile di adozione nell'altra perché sta solamente sul collo. Quando avete finito, mettete dentro il braccio, tirate e siete a posto. Sono difficili però da utilizzare sostanzialmente, se volete aggiungerci questa funzione qua che vi permette di andare in puntamento subito e imparare a utilizzare in maniera veloce, non è così semplice. Come tutte le cose basta allenarsi e poi dopo ci arrivate. Queste cinghie sono perfette per il boschivo sicuramente, perché vi permettono di liberarvi e bloccarvi il fucile addosso in maniera veloce. Tra gli svantaggi, beh, c'è ovviamente che se non le attaccate bene o se la cinghia ha degli attacchi del cazzo, il fucile che avete appoggiato così, soprattutto quando non ha il caricatore, si gira. Questa è una cosa che mi dà molto fastidio, e se non avete questo sistema di regolazione vi arriva sulle palle. Eppure non vi sta comunque attaccato così tanto e, come vedete, si gira, che è un piacere. Comunque è un sistema particolare, non è facilissimo da utilizzare, lo consiglio a chi gioca già da abbastanza tempo e non per chi ha appena cominciato, insomma. Bene, finito con la cinghia a due punti, passiamo a quella a un punto. Tada! Ah, questa ve la faccio vedere giusto per... Questa qui è una cinghia a un punto, che in realtà si può staccare in questo anellino qua e diventa una cinghia a due punti, vedete? Molto figa e... Niente, volevo condividere con voi questa piccola cosina. Il funzionamento è indicativamente il medesimo, ovviamente, che la cinghia a due punti, solamente che avete molta più libertà, in quanto si attacca solamente sull'attacco, appunto, che c'è sul fucile, tra calcio e corpo del fucile, e vi permette di, appunto, averla attaccata solamente in un unico punto. È molto comoda, trovo, io le ho sempre quasi utilizzate così, perché giocando in urbano non avevo bisogno, appunto, di avere una cinghia a due punti molto più ingombrante che ti attraversa il tattico e passa su tutta la roba, e vi dà molta libertà, cioè avete proprio la possibilità di mollare il fucile, lasciarlo sballonzolare, quindi state attenti a dove può finire, e però il fucile rimane lì, prendete la pistola e mettete via. Questo sistema ovviamente manca della comodità che c'era con il sistema, appunto, a due punti. Perché? Perché nel momento in cui voi andrete a mollare il fucile, quello sballonzolerà ovunque. Ovviamente è una cinghia che funziona e fa quello che deve fare, avete però come grosso svantaggio che il fucile è sì più maneggevole, più facile da utilizzare, ma ovviamente non avete la possibilità... Ahia, me lo sono tirato appunto sulle palle, Situazioni in cui la consiglio, sicuramente in ambienti di CQB, perché volete essere il più liberi possibile, avere la possibilità anche di, appunto, mollarlo per un secondo, prendere la pistola e metterla via, è sicuramente più manovrabile, più semplice da utilizzare, e tenete conto però ovviamente che dovrete stare attenti, perché se lo mollate vi arriva sulle palle e fate male, se lo mollate e sbatte contro un muro, sono cazzi vostri. Ah, adesso c'è la parte divertente, ragazzi. Basta, ho capito! Oggi arriverà il tuo Allora, cinghia a un punto. Vantaggi, svantaggi e No, signore di Twitch. Come potete vedere, il fucile è attaccato qui dietro al tattico, mi permette di utilizzarlo con la semplicità di una cinghia, appunto, a un punto, perché è libero di muoversi. Se avete attaccato il sistema che vi avevo fatto vedere al cinturone, potete bloccarlo in questa maniera e non vi va via. Questo è uno dei sistemi che preferisco, ve lo dico già. Ovviamente perché io uso sempre questo tattico e, a differenza della cinghia, sia a un punto che a due punti a tracolla non vi va a rompere i coglioni sopra il tattico, non vi va a strusciare sulla roba che avete sopra. Quindi potete fare tutte queste cose. L'altra cosa veramente figa è che quando volete fare cambio arma potete fare questo, ovvero vi mettete il fucile lì dietro. Adesso la cinghia non è regolata per questo fucile, quindi sta un pochino vicino alla testa, normalmente sta più indietro, e potete attaccare il fucile di fianco, come nei videogiochi, no? Che fanno sempre quella cosa che si sbattono il fucile dietro e sta attaccato con i magneti. Qui di lati negativi ce ne sono un pochino meno, perché se con la cinghia a un punto avevamo l'ingombro e avere il fucile che comunque sballonzolava, con questo sistema abbiamo due opzioni per bloccare il fucile: sia mollarlo subito, ma nel momento nel quale abbiamo fatto la transizione con la pistola e vogliamo sistemarcelo, abbiamo due opzioni: attaccarcelo direttamente sul davanti, che è veramente veramente comodo, non finirò mai di dirvelo, perché vi permette di avere il fucile vicino e averlo bloccato sul davanti senza che vi stia in mezzo alle palle. E l'altra cosa è ovviamente che possiamo anche metterselo dietro. Questo ci permette di adattarci a varie situazioni senza avere quell'ingombro che, una volta che noi molliamo il fucile come con la cinghia a un punto, a tracolla,
il fucile stia lì a sballonzolarvi. L'altro lato molto positivo è che quando vi mettete questo col tattico, essendo l'attacco tutto sul lato destro o sinistro, a seconda che siate mancini o no, il fucile raramente vi arriva sulle palle, al massimo vi sbatte sulla coscia e non avete quindi il pericolo di autocastrarvi da soli. Fa un caldo atroce, c'è un caldo della madonna e non posso aprire la finestra perché sennò quel microfono lì sopra prende anche i gabbiani. Comunque, la mente la parte. Quali sono le situazioni in cui vi consiglio di utilizzare questo tipo di cinghia? Beh, in generale è abbastanza versatile. Sia nel boschivo, dove magari volete avere la possibilità di bloccare il fucile addosso, se non volete bloccarlo davanti, ve lo sbattete sulla schiena, ci mettete un gancetto dietro per attaccarci la canna e il fucile non vi si schioda da lì. Vi permette anche di non avere l'ingombra appunto di una cinghia che vi attraversa l'attrezzatura, perché penso sia importante anche ragionare su questo. Le tracolle vi tagliano a metà l'attrezzatura. Cosa voglio dire? Nel momento nel quale voi avete il tattico, avere una tracolla, avere una tracolla che comunque vi tira dietro, magari avete i cavi delle radio e li tira, avere tutti sti cazzo di cavi e robe che vi passano in mezzo è abbastanza scomodo, senza parlare del fatto che sì, ve lo bloccate addosso ed è semplice, però comunque vi rimane in mezzo alle balle e per spostarlo e mettervelo dietro tirate tutta la roba che avete sulla schiena, è molto macchinoso, veramente molto. Tolto il tattico si sta molto meglio. Faccio un piccolo disclaimer prima di darvi appunto le conclusioni finali. Tutte queste cose che vi ho detto sono miei pareri personali, tradotto, io ovviamente cerco di essere il più oggettivo possibile, però ovviamente vi do delle opinioni che sono mie personali. Voi siete liberissimi di non essere d'accordo, liberissimi di trovarvi meglio con la cinghia a due punti, liberissimi di preferire la cinghia a tracolla a un punto, liberissimi di pensarla come me, eccetera eccetera eccetera. Non vi devo convincere di nulla, vi dico semplicemente come mi trovo io e quelli che sono i pareri delle persone là fuori. Altra cosa, io vi parlo di queste cose all'interno del mondo del software, non tratto tiro dinamico a poligono, tiro dinamico con armi vere, niente di tutto questo. Tradotto, non venitemi a scrivere nei commenti ma guarda che se compri la cintura Swarovski dopo spari come un porco perché ti permette di tenere il fucile più dritto, perché per quanto possa essere interessato non lo sono. In poche parole, teniamo i due mondi separati. Noi giochiamo a software, quelli che fanno roba vera fanno roba vera. Io parlo di software, me ne lavo le mani. Mi dissocio. Quindi, per concludere questo video sulle cinghie, che temo sia già troppo lungo e montarlo sarà estremamente divertente, quindi lasciate un like per tutte le bestemmie che tiro e tutto l'amore che metto in questo genere di video. Cos'è che stavo dicendo? Ah sì, tirando le somme, quindi qual è la cintura migliore? Dipende dalla situazione. Se dovete giocare in CQB o zone urbane, vi consiglio un attacco a un punto, che sia attaccato al tattico, che sia tracolla, quello lì sta a voi. Se siete in boschivo potreste pensare che appunto magari volete viaggiare un pochino più leggeri, non vi mettete un tattico completo, quindi avete un pochino più libertà di movimento, non siete così pieni di roba, una cinghia a due punti con questo sistema di chiusura appunto di stretta della cinghia al vostro corpo potrebbe risultare molto interessante. L'ultima piccola cosa, giusto per essere il più imparziale possibile, è che la cinghia a un punto sul tattico per me è sicuramente uno dei sistemi migliori. Bene, questo è tutto quello che avevo da dirvi, rimanete sintonizzati per l'uscita dei prossimi video, appena sarà possibile vi dirò cosa sta succedendo e quale sarà il futuro del canale. In ogni caso non state lì a preoccuparvi più di tanto perché io non vado da nessuna parte. E qui da Red è tutto, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, stay angry. Ah, Tremoid.